Ah, mi stai a perforare una gamba. Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo Nick qui. non è qua. Mi sentiranno comunque, che cazzo vuoi? Vabbè. Yugi a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui di nuovo con Francesco che ci porta la sua deck profile di... Che cazzo c'è? Toon. Di Toon, una lista bella. Oh, bravo. Prossima volta cashti là, eh. Prossimamente. Aspetta, non c'è il microfono. Ah, questa è una lista Toon pura, però la prossima sarà con i Kashtri là. Kashtira, come cazzo si chiama? Belli. E sarà più No, quello è un forte. mazzo cancro e basta. Sarà più forte perché gioca tutti i livelli 7, noi giochiamo livelli 7, quindi... Bello. Detto questo, ragazzi, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Magic Corner. Quindi, se vi serve prodotto sigillato o carte singole, trovate il link del loro store qua sotto in descrizione. In più, se volete vendere le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon, sempre qua sotto in descrizione trovate anche il mio link di Instagram. Scrivetemi, mandatemi le foto, ditemi quello che volete. No, cioè, che cazzo ho detto? Mandatevi le foto, Ah, non di cosa, dei piedi. No, i piedi no, che schifo. mandatemi le foto di quello che avete e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Ah, ovviamente se volete supportare il video vi basta solamente mettere mi piace e iscrivervi. Poi c'è anche il link di Twitch sempre qua sotto. Se volete followare e abbonarvi col vostro Prime come fa lui. Non è vero, lui Io ti ho dato il Prime. Sì, poi ti sei riabbonato a Lucilla. Non mi sono riabbonato Lucilla. Forse te. Vai. Iniziamo con la lista. Sì, tutta tua. Mostri. Magia dell'editing. Finalmente la Konami ha deciso di ristampare la roba Toon che costava veramente troppo. Glorioso soldato nero, Toon. Aspetta, quanto costava prima il mazzo? Il prima al mazzo lo facevi con solo. Serve il Eccoci, microfono, eccoci. Prima al mazzo solo la roba Toon nuova costava 300 euro il mazzo. Forse qualcosina di più con tutto. Adesso no, molto bene. Quindi partiamo con. Chiaramente il Toon più forte, l'unico che non ha limitazione da aspettare un turno per attaccare, può attaccare diretto subito ed è un 3000, quindi fuori di testa e banna, targettando però. E se lo fa non può attaccare. Tre maghi neri che ci fa cercare, ci fa evocare special da mazzo un mostro qualsiasi che è sempre il BLS. Ah, si Oppure vede qua, si vede in palestra. non si vede, devi mangiare, sei in secco, è in secco. Poi... Altri livelli 7 forti che ci fanno evocare special da mano, che è sempre o lui, e chiaramente con loro due si può fare Xyz, con l'Xyz più bello che poi vedremo. E infatti c'è una bella, diciamo, interazione con i nuovi Kashtira. Kashtira, vabbè. Poi Tech incredibile, Cyber Drago Toon, monocopia, dopo spiegheremo perché. E menzione importante per i non Toon, ma che vengono considerati Toon perché troppo forti ti fanno evocare special tributando lui, cioè si tributano e evocano il drago. E poi il turno dopo lo puoi rimescolare e riandare in mano insieme a lui da cimitero. Quindi molto molto forte anche in grind. Magie. Vabbè, la terreno più forte. Sicuramente non sapete cosa fa perché nessuno gioca Toon. Se un Toon ci protegge dalla distruzione, bannando uno dalla cima. E vabbè, e terraforming. Poi tre fogli illustrativi Toon. Chiaramente sono tutti sercini adesso. Questo e questo, altri sercini. Questo cerca tutto. Questo cerca. E non è once per turn. Questo è once per turn. E cerca. Tutto anche Comic Hand. Però mano dei fumetti non può essere cercata da foglio illustrativo. Quindi in caso è fare foglio illustrativo, segnalibro e poi andare mano. Comunque la Konami gli pesava il culo e scrive sotto: questa carta è considerata come una carta tua. E no, infatti è pesa il culo. Infatti, però segnalibro mette una pezza e dice che anche le carte dove c'è il testo Toon. Quindi questa c'è scritto che diventa un mostro Toon e quindi è considerata una carta Toon. Comunque ragazzi, magia dell'editing, cambiato vestito. Ah, ecco cosa intendevi. Poi tre di questi, se controlliamo mondo Toon, selezioniamo tre mostri Toon dal mazzo con nomi diversi. L'avversario ne sceglie uno e lo evoca special e ci fa partire sempre. Anche se, cioè, questo è un mazzo che vuole andare secondo. E se per caso parti primo è brutto. Però magari possiamo, se abbiamo la terreno, settiamo questa e insomma. Riusciamo comunque a fare qualcosa. Ricordo che andate sempre secondi con questo mazzo, primi da pazzi. Poi l'ultima carta è appunto tre Comic Hand, rubano la partita, ruba i portafogli, ruba ogni cosa all'avversario. È la mano del È napoletano. troppo forte, è troppo forte.
È troppo forte, soprattutto con questa. Spegni la board dell'avversario e gli rubi magari Omni Negate che ha, che ne so, mi è capitato di spegnere Barone e altri. Prendi Barone e insomma fai le porcate, è carino. Poi allora facciamo un po' di... Ok, quindi poi vabbè, 3 Dark Ruler, 3 Heavenly perché vogliamo andare secondi, chiaramente. 2 Rage Hack e uno Spolverino perché Lightning Storm non sale mai di primo e quindi non giocatelo. Se lo giocate vi sale in mid game e non serve a niente. E poi vabbè, 3 Pot perché l'extra non ci serve per vincere, ma scopriremo che c'è qualcosa di utile. Poi extra... Loro. E voi direte perché loro? Perché loro? Perché chiaramente se vi spengono questo, visto che noi andiamo secondi, ci sono persone che ormai non pensano più che esiste questa carta e quindi la mettono mostri nella zona dove può puntare. Quindi se te la spengono con Imperma, Veiler o simili, chiaramente link 1 e rubi anche qui con anima abbandonata forte. Altri link meno importanti. Loro proteggono, cercano la magia terreno e proteggono la terreno forti. Cioè si basa tutto su Regno Toon, il mazzo Toon, quindi utili. Poi 2 BLS, adesso che l'hanno ristampati e che si possono finalmente comprare. Sono forti perché giochiamo tutti i livelli alti e se li fai con i livelli alti è una carta che davvero ti risolve le partite. Forte. Ne giochiamo 2 perché rischiamo di bannarcela, chiaramente. Se no si potrebbero giocare tante altre carte di extra. Poi, eccoci loro per il Cyber Dragotoon. Se giocate contro Ignister che c'ha il palo incalabile che non potete fare, se non sbaglio io... Questa lo puoi fare, se non sbaglio. Insomma, comunque, fa da kaiju ed è un mostro dell'extra, quindi è forte, molto forte. Forse da aggiungere in 3 per evitare che ce la bagniamo di extravagance. Poi Xyz, 3 di questi. Masquerade un po' meno forte, però comunque fa male. E per ridere, 2 Zeus, che sempre andando secondi... male non è. E niente, questa è la mia lista carina, molto divertente. Sono contento che finalmente hanno stampato la roba Toon. Cosa ne pensi, Fede? Allora, Cappè. Ricordo quel momento in cui Nibiru era forte, lo tiravi sul terreno avversario e poi con Comic Hand glielo fregavi. Allora, io infatti questo mazzo l'avevo testato prima delle ristampe con Nibiru e con Nibiru era davvero forte proprio perché gli spegnevi, cioè gli facevi Nibiru, c'aveva magari un token da anche 9000 d'attacco, Comic Hand lo rubavi, attacchi, vinci la partita. Adesso che boh, Nibiru non è così forte perché molti ci possono girare attorno, non è così impattante adesso e quando ritornerà sarà più forte. Allora sicuramente briccherò perché io, quando sistemi le carte per fare la profile, no, poi bricchi, è legge. Bene, mano di prova. Alziamo. Allora, che dire? Andando secondo è forte perché vabbè, spari un Ray Jackie, anche che te lo negano, hanno usato una negazione e intanto è andato. Poi chiaramente lui, che lo tributiamo se parte per evocare lui. Ora in questo caso, in base anche alla board avversaria, decidiamo se evocare Mago Nero per il suo effetto, scartando magari lui e prendendo Regno Toon, così poi da poter giocare Regno Toon e attivare gira pagina, oppure in base alla board avversaria evocare direttamente lui. Però chiaramente non potrà attaccare diretto come unica limitazione perché non c'è Regno Toon. In ogni caso, se no, effetto drago, entra lui, effetto mago nero, scarto BLS per aggiungere lui. Attivo il castello, Regno Toon, attivo gira pagina, ne tiro fuori 3. Qui poi vabbè, girate l'avversario, ne dovrà scegliere uno a caso, Mago Nero, che entrerà special. Poi qui si può fare Xyz. E questa è una possibile board, se no in ogni caso all'occorrenza, senza ricercare per esempio Mondo Toon, si può sempre prendere, che ne so, Cyber Drago e
alla fine riesci sempre a... Tanto giochi praticamente tutti peschini, sono tutti sercini. Questo cerca, questo cerca, questo cerca. E niente, questa era una mano di prova. Oh, questa era la mano migliore. Ah, ci picchia. Vabbè, pace. Questa è la mano più forte. Con questa... Boh, fate tutto. Vediamo, con draw... con questo pescavo due. Mamma mia. Sfondate tier. Questa è assurda. Questa era assurda. Bene, ragazzi, ci abbiamo avuto pure il cambio di outfit, perché tra 20 minuti andiamo al lavoro. Io sono sempre bello per fare le profile. Comunque. Sempre post lavoro, incredibile. Esatto, perché io lavoro. Anch'io, mi pagano. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, abbiamo anche la seconda versione, quella è un cash trilà. Abbiamo i ferri. Dobbiamo farlo uscire prima di Fallen Hypernova, perché quello non lo sbusta e non possiamo fare la versione aggiornata. Ma non credo serva. Tanto ferri è forte, perché è un livello 7 che entra facile. Si giocano altri Xyz, tipo quello d'archetipo. Quello che blocca le zone, quel cancro lì. Quel cancro lì, si gioca a cancri questo... mazzo. Ragazzi, a gennaio ci sarà da sudare, proprio nel giocare. Spoiler della prossima profile: Cyber Drago. Solo mazzi di merda, portiamo. Sì, sì. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci vediamo settimana prossima o domani. Il range è quello. Domani, per un prossimo video. Sì, vabbè, l'ha detto lui, eh. Io non assicuro. E sarà una profile. Probabilmente. Ciao, ragazzi.